Eccoci arrivati all'apertura di stagione, questo è il tempo delle ferie e dei contratti a provvigione. Se è regime forfettario e meno tasse nell'incasso, ma ora basta lavorare. Stacca un po' e senti questo basso. Hold the volume e facciamo un po' baldoria. Non ci possono denunciare, ho richiesto la liberatoria. Please enjoy the party, pompa tutto in de casse. Non mi serve la fattura, questo ritmo è esentasse. Questo ritmo è esentasse. Questo ritmo è esentasse. Esentasse. Eccoci arrivati a...
Eccomi qua, buonasera. Beh, anche se è una buonasera, canzone piuttosto triste, però. Grande Torino Migliore, abbiamo iniziato veramente alla grande questa trasmissione con una gran bella canzone di Pino Daniele. Sì. Napoli, al nostro scudetto del Mamma Napoli. Mamma mia, e ne fanno da capo. Sempre così, carissima amici da casa, quindi number one questo programma che va in onda ogni venerdì a partire dalle ore 21 alle 22.30 con Torino Migliore. Ma poi stasera, Renato De Carmine, ma poi stasera abbiamo una puntata, una puntatona. D'oro. Veramente una puntatona. Perché ci sono veramente tanti artisti, oltre che sono grandi amici, ma sono veramente dei talenti. Ma guarda, l'amicizia è bella tutto, però quando c'è la professionalità poi uno diventa ancora più amico. È bello, devo dire la verità. E quindi io sono immensamente onorato sempre con la tua bella presenza, che mi stai dando veramente una grande mano in questo programma number one, che non finisce mai, sono number one. Non finisce mai, quando abbiamo iniziato? Qua facciamo come Beautiful, a che puntata siamo? Alla 700, 800? Infatti mia mamma sempre lo dice. No, ma dice, voi siete diventati come Beautiful. Ma sai perché è bello? Perché molti artisti aderiscono sempre a questa trasmissione, non è che tu li prega, chi li ci chiamano allora è vero. E questa è una cosa poi bella. Poi devo essere sincero, adesso sta anche il livello, è molto cambiato. Sì, sì. E questo dobbiamo ringraziare anche qualche amico in comune, sì, che abbiamo. Sì, sono tanti. Come Mario Guida. Esatto, quindi salutiamo Mario Guida, perché veramente coordinatore, una persona veramente importante, che ci dà la possibilità di avere degli artisti veramente in e gara. Poi c'è Alberto Maiuolo che ci fa tanta di quella comunità che non puoi immaginare. Sta sempre a farci pubblicità, condivide tutto, tutte le cose. E questo è importante. E poi praticamente un saluto particolare lo devo fare questa sera a Cancello Arnone. Ah. Perché c'è una famiglia veramente per me molto importante. Diciamo che ho fatto dal battesimo del più piccolo al matrimonio e poi anche altre feste in questa famiglia, la famiglia Di Caterino. Ah. Soprattutto voglio salutare la mia amica Laura. Mi mando un bacio e la famiglia Di Porto, sempre di Cancello Arnone. E poi io voglio salutare un po' di artisti che ci vengono sempre qua. Un bacione a Tina De Santis. Ciao Tina, ciao, ti voglio bene. Non ti preoccupare, Tina, non ti preoccupare. Un bacio anche all'amico mio Enzo Valentino, a Danny Celentano. Ce ne Danny. Sono tanti, tanti. E poi ai nostri talenti, diciamo, il nostro Diego D'Amore e Tony Mirra, che ce ne sono tanti questi ragazzi. Domenico Morrone. Ne sono tanti. Ah, Domenico, e poi tua figlia, poi vabbè. Vabbè, tua figlia non sta venendo, ma no, perché lei è impegnatissima. Ma lei piace molto questo programma, sì, perché vero, è stata una delle prime, praticamente, tante e conduceva anche insieme a te quando Renato mancava, poi gli veniva qualcosa, qualche cagarella. Praticamente c'era Francesca che mi sostituì in una maniera veramente egregia, dico sinceramente la verità. E allora noi vogliamo già iniziare alla grande, carissimi amici. Voglio salutare il nostro editore Angelo Lucciero, nostro grande editore. Ciao Angelo! Con Anna Rita, Yolanda e Francesca. E salutiamo poi Sonia Sarno. Sonia Sarno, sì, anche Lucia candidata, candidata Sonia Sarno al Marcianise. Quindi Margaret Sarno. Ah, Margaret. Margaret Sarno, candidata a Marcianise. Esatto. E poi io voglio salutare ancora un grande amico mio che in questo momento mi sta guardando, praticamente Sant'Angelo dei Lombardi. Voglio salutare Antonio Maisto. Ti mando un bacio da parte di Carmine, di Anna Rita, di Angela, da parte mia, di mamma Anna e tutto lo staff. Ciao Antonio, mantieni forte che tra poco verrai con noi. Un bacio, ciao Antonio. E poi praticamente adesso vogliamo già iniziare. Sì, io direi di iniziare subito. Chi è la prima artista? Sì, ci prendiamo subito un grande soprano che ci è venuto a trovare. È brava. Veramente questa sera. Sì, e per noi è un onore averla qui. Io la conosco da tanti anni, l'ho rivista con un piacere enorme e quindi veramente la presento con tutto il cuore. Teresa Spanaco! Eccola qua, qui, la nostra Teresa. Teresa, buonasera. Ciao, a te, Teresa. Buonasera a te. Siamo che onorati, bello rivederti, grazie. Onorati veramente di stare. Onorati della tua bella presenza e voglio salutare il nostro Mario Guida, Mario, perché Mario è stato lui. Teresa, sì, è una grande, sì, Teresa, sì, è brava. Sì. Questo, ma ti ha fatto questo una pubblicità? No, ci fa immensamente piacere, Mario, veramente. Complimenti a te, io ti ho visto più di una volta anche su YouTube, ti ho visto anche adesso nelle prove. Number one, il io programma sentita, number one. Ho avuto la fortuna di sentirla dal vivo, quindi. Vabbè, poi tu in questo mondo stai da tanti anni, quindi la conosci bene, anche tuo fratello Carmine, sì, grande musicista. Sì, infatti lo salutiamo. Salutiamo Carmine, tutte le persone che ci stanno. Parlaci un po' di te, carissima Teresa, dai. Beh, quando hai iniziato questa bella carriera artistica? Io ho sempre cantato.
da piccolina, sempre. Infatti con la macchina. In fascia. Anche nel grembo della mamma già cantava. Sì, sì, cantava. Ho sempre cantato. Poi, insomma, uno cresce. Mamma, mia madre ci faceva dormire sulle note del Danubio Blu. Tuttora lo fa con i nipotini. Va bene, va bene. Così diamo cultura di musica a livello grosso. Che bello. E quindi poi... Col crescere, papà, insomma, pure lui, bassista elettrico. Sì. Cioè, venite proprio da una famiglia dei musicisti. Musicisti e cantanti. Poi lei comunque ha girato anche molto il mondo, eh? Certo, come no. Quindi, come no. Diciamolo qualche tappa, è certo, importante. Certo, come ho fatto... Allora, sono stata la prima volta in Asia centrale, precisamente in Tashkent, Uzbekistan. Gli asiatici. Dove ho fatto una tournée di musica classica napoletana, a Samarcanda, Bukhara, Shiva... Dove c'hai degli amici che tra l'altro cantano anche cantano, loro? Cantano sì, sembra. No, ma infatti la prima cosa è un sole mio che pensano che lo sole mio per loro, per noi è il nostro inno, è il nostro inno. Sì, è un inno nazionale a Napoli. A Napoli. Certo, così insomma, stando lì. Sono andata a vedere, insomma, mi hanno fatto visitare i loro conservatori, sì. Ma specialmente quello lì popolare, della loro musica folcloristica popolare. Che tra l'altro è molto particolare, sì, molto bella. Sì. Potrebbe prendere degli spunti. Aspetta, delle volte. Adesso ci arriviamo. Non ci eravamo messi d'accordo, però diciamo. No, assolutamente, perché forse mi sei venuto in mente. Lo sì. Spirito. Cosa è successo? Nell'andare ad ascoltare questi ragazzi nelle classi del conservatorio, la loro musica folcloristica, ho dedotto che c'è molta similitudine. Si addice un connubio tra la musica napoletana. Sì, popolare. Sì. Loro hanno degli strumenti diversi dai nostri, e sono dei tipo mandoline, mandole, che chiamano dutor, lo si dice proprio la parola, due tor perché sono due corde, sì, sì. Ed è uno strumento molto, molto lungo. E poi c'è una tamurra, che loro la chiamano tambur, e la suonano diversamente, cioè battono con le mani avanti e c'è una cordicella all'interno tirando... fanno dei suoni diversi. Quindi è bello se l'ha ascoltato. Sì, ho fatto uno studio approfondito di questi strumenti abbinandolo alla nostra classica lirica napoletana, che mi sono ricontattato con un'accademia lì a Tashkent di musica popolare in Asia, e abbiamo fatto, sì, in Asia, abbiamo fatto una masterclass di musica napoletana. Che bello. Ho mandato gli spartiti, abbiamo fatto i contatti e tutto. La cosa bella, oltretutto che si è riuscito benissimo, che loro hanno suonato questa musica nostra, sì, napoletana, e i ragazzi hanno cantato, ma più che altro abbiamo fatto uno studio approfondito della recitazione della musica napoletana. Che è fondamentale. Il volto di quando si canta la musica, sì, ci vuole la passione, sì, per cantare, sì, la musica, perché si sa che quando uno è un cantante e canta la musica, oltre a essere, insomma, professionista, vai a cantare, sei lì a battere, insomma, lo canti con devi dare quelle emozioni, non, provando, no, quelle canzoni, bravissimo, provando già tu quelle, bravissimo, quelle e canzoni. Quindi abbiamo fatto questa masterclass e mi sono portata anche un mandolinista dell'Accademia dei mandolinisti italiani di Caserta. Lui si chiama, sì, Franco Natale, grande mandolinista, e abbiamo fatto questa masterclass lì a Tashkent. La cosa bella è che i ragazzi, dopo sei mesi, quando sono arrivata io lì, abbiamo fatto la chiusura della masterclass, hanno suonato senza spartiti. Che bello. Perché avevano imparato e forse si erano anche emozionati. Che bello, che professionale. La cosa bellissima, cioè ragazzi di 7, 8, 10 anni. Sono appassionati alla cosa. Suonare senza spartiti davanti. Non è che è facile. Poi la musica napoletana. No, ma a voi mi è piaciuto questo fatto che ha detto questo connubio. Perché ci sono delle cose che uno che sta, per esempio, a Milano e di Milano non la suonerà mai. Anche essendo un professionista, difficilmente. No, mi è piaciuto questo fatto, questo connubio tra l'Asia e Napoli con questa, sì, musica napoletana. Pure quando cammini in mezzo alla strada, gesticolano, fanno come noi, uguale. Sì, vai, sì, sì, vai, sì, al mercato e insomma. Pure allora, come
come vogliamo iniziare, carissima Teresa? Allora, i primi due pezzi. Io penso che l'abbiamo nominato. Iniziamo con il l'inno di Napoli, dai. Un bello sole mio. O sole mia che ci vuole. È vero. E poi possiamo facciamo così. Un soldato innamorato. Certo. E poi dopo come ritorniamo no? di nuovo per continuare questo facciamo bel discorso. Facciamo anche come dedica a Napoli, un soldato innamorato. Number one, grazie. La nostra bella Teresa. Grazie a te. Grazie. Teresa Sparago, number one. Thank you.
Prendi questo qua, prendi questo qua. Prendiamo questo, grazie. Allora, effettivamente abbiamo iniziato alla grande, devo dire. Siamo stavo felicissimi. Di là, stavo mirando in regia, ma troppo bravo. Siamo felicissimi. Non ho parole. Grazie. Non ho parole. Felicissimi di averti devo, qui. Devo dire che il Signore mi ha dato questo dono, io lo voglio donare agli altri. E fai bene. E devo essere veramente felice, felice. Ti ha dato veramente felice, un bel dono. Sì, 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 sì. Quando si può, anche in beneficenza, anche per... Ti vedo molto nella solidarietà, sì, sono convinto sono fai molto. Sì, molta bravo. Solidarietà. Posso assicurarti che è stata sempre così però, Sì. Non è adesso che uno, sai, arriva, lei è giovanissima ancora, però voglio dire, arriva ad una età, diciamo, matura e inizia, e uno pensa, dice, vabbè, quella adesso parla perché è arrivata ad un'età matura. No, lei è anche ragazza, era già preparatissima, bravissima, ma adesso ti devo essere sincero, adesso veramente sei... Come mi conosci? Si deve fare qualcosa di bello. Di più. Tonino ci deve fare qualcosa di bello con questa ma sicuramente lo facciamo, dai. Si deve organizzare qualcosa di buono perché facciamo vale, qualcosa vale, di veramente meraviglioso. Sì, veramente di bello perché possiamo conciliare la musica leggera alla musica sì. Invece. E poi che... la musica che va, perché poi sì. Noi abbiamo un vasto pubblico diverso. Mo sì, questa sera sì. Molte persone sono contente proprio per ascoltare questo tipo. Beh, adesso e poi questo... con la replica che ci sarà, capito. Quindi domenica la replica andrà alle ore 19. Ore 19 ci sarà. La replica. Bene, sono contenta. Quindi, io volevo. Anche se vuoi mandare dei saluti. Sì, vai. No, volevo insomma salutare molte persone che mi stanno a mettere. Giusto, giusto. Ci associamo anche i miei genitori in primis. Mio un marito, bacio. Come si chiamano i tuoi genitori? Diciamo. Antimo e Felicia. E Felicia marito, che tanto domenica so, è la festa della tuo mamma. Marito so che è un ottimo presentatore, stavo parlando con lui, sì, ha sì, fatto sì, radio, sì, ha fatto TV, sì. Lo chiamavano, speaker mi ha detto, in no, radio no, no, tra l'altro, sì, fatto sì. No, il fatto di Gianni, ci hanno dato un sì, no. ci hanno dato un nome, Gianni, come ti chiamavano? Gianni Senese. Sì, lo so Gianni Senese, però ti si c'è un cognome no, importante. Tipo a me mi chiamano il Bonolis napoletano, a te c'è il Bonolis Chiambretti, e questo volevo dire, perciò non è che l'aveva vita già. Diciamo un augurio a tutte le mamme a questo punto, perché sì. Noi domenica ci troveremo è la festa della mamma. Stasera è live la trasmissione, però poi domenica sarà registrata. È la festa della mamma. Volevo dirti l'ultima, insomma, il 28 di maggio sarò a Pietralcina per un grande evento con i medici dell'oncologia di Avellino. Ci sarà una messa per le donne, quindi ci sarà la fiaccolata rosa proprio organizzata dal dottore Carlo Iannace con l'AMDOR e io sono loro testimonial. Ah, come testi, guarda che è una bella cosa questa, cosa quindi avvisiamo tutte le persone che stanno in quelle zone, ma non solo, ci vedono, perché si spostano molto sì. A ci vedono in quelle zone. È facile che se non ho impegni veramente vengo a vedere questa. La prossima canzone? La prossima canzone è Torna a Sorriendo. Ah, che bella, la grande. Sorriendo. Ma allora questo pezzo, vado di là e me lo... Ma quando intrite si coso a Milano? Quando intrite a Milano? Si coso e io avevo capito. Thank you.
brava veramente. Non possiamo dirci effettivamente più niente. Mario Guida, ma torna... chi sei portato stasera? Mario Guida, chi sei portato? Ogni volta che canto, torna sorridendo, mi emoziona tantissimo, perché penso a tutte quelle persone italiane che sono andate via all'estero. Sì. E quella parte piccola di recitativo è il momento che io dico a loro: non vi preoccupate, noi siamo qui, vi amiamo e vi sosteniamo. Grazie. Hai gli occhi, il viso. Grazie, che esprime tutta la tua solidarietà. Grazie. La tua umiltà, che quella è importante, questa fondamentale per gli artisti. Grazie veramente di cuore. Io siamo onorati veramente di questa tua bella presenza e di questa grande voce, dico sinceramente la verità. Grazie, una sovrana in vero senso della parola. Una delle cose che deve dire, io sono contento, perciò ho detto dobbiamo fare qualcosa di bello. Veramente di questo invito, speriamo di rivederci presto. Ma sicuramente, sicuramente. Allora io siamo in replica domenica alle ore 19, così dal salottino ci mettiamo lì belli tranquillamente. Va bene? Grazie ancora. Grazie, grazie di cuore. Ciao. La nostra Teresa, number one. Che bello, che bello. Veramente una grande artista, veramente brava, brava, brava. E quindi il pubblico ha bisogno anche di questi artisti. Come? Non solo musica. Uno si c'è quella cosa di riappacificarsi con la musica. Nel nostro programma c'è un po' di tutto, c'è cabaret, c'è pittura, ci sono le miss, ci sono i soprani, ci sono i tenori, c'è veramente un po' di tutto. Ci siamo fatti mancare nulla. E poi adesso abbiamo una bella sfogliatella. Infatti la sfogliatella che non ce la siamo fatti mancare, assolutamente. Signori, Nunzia Ferri! Grande Nunzia, grazie. Belle. Nunzia, noi la vogliamo. Un saluto a Francesca, mia figlia, che ti sta guardando. Amore, Francesca, un abbraccio. E mia mamma liberata. E la signora liberata, dico bene? Sì. Buonasera, come buonasera, state? Ti devo dare un bacio perché io ti voglio bene. Un'amica da tanti anni, devo dire la verità. La nostra Nunzia Ferri. Oggi è partita anche il clip con Carmen e Nunzia Ferri. È bello quel clip, complimenti a questa fit che tu hai fatto a questa ragazzina che canta bene. Sì, bella, ma te tutti ti cercano perché tu sei brava, sei una grande artista e lo fai con il cuore. Tu non sei che la gente che fanno per soldi. No. Anzi, tu ci metti tu i soldi. Anzi. Salutare, io ho detto che alla grande poetessa Tina Piccolo. Ciao Tina, mi associo anch'io. E al grande giornalista Nappi. Nappi è un grande amico mio. Ciao Giuseppe. Nappi, non ti dimenticare, ci sta guardando di... adesso Giuseppe, certo, una bella persona. Non ti dimenticare di salutare. Come no, Giuseppe. Io sono, ma io l'ho già detto per prima perché sono poco smemorato. Quanta gente ha già salutato. Salutiamo tutte le equip del salotto. Ma qualche volta la invitiamo anche qua, questo salotto. Ma noi la dobbiamo fare. In number one con il salottino, lo dobbiamo fare, Tra l'altro io ne sento sempre parlare. Sì. Parliamo sempre, però ma poi ci sta questo giornalista, Giuseppe Nappi. Giuseppe, non è che voglio, qualcuno dice, ma non è vero. No, è bravo. È vero, è tutto coso. C'ha tanta umiltà sto ragazzo. È dolce, anche la sua ragazza. La sua signora che fra poco... coronano questo grande sogno. Auguri Giuseppe, auguri. Quindi i preparativi sono pronti. Un bacio alla signora Piccola. Ma sfogliatelle come va? E io veramente sto mangiando un mare sfogliatelle che ha fatto questa canzone. Napoli, tre cose te ne belle. O Vesuvio, o babà, a sfogliatelle c'è sta pure non si aperto. Grazie, la prossima volta facciamo un poco di... Che ti devo dire? Due sfogliate, due babà, capisci a me? Capisci a me. Ma tu poi sei stata a Canale 5, ma rispetto a... Due volte. Io ho portato pure le sfogliate a Barbara e io feci veramente una brutta figura, sai perché? Sei avuto diabete, no? No. Quando portai questa quantità di sfogliate, e veramente quando io andai là dentro non voleva Barbara. Perché poi noi ci venite, no, ci vennero a prendere con una limousine. Mamma mia, che mondo, e chi si scorda ciò? Mamma è troppo bello. Un uomo grosso, un pari occhiale nero, senti che recca. Tutte e due buttai pure mia figlia. E feci il ballo io la vita, il ballo ricchiattone. Ma l'ho vista anch'io, quella puntata. Come la sono ricordata? Talent non mi hai visto, che cosa bella, ancora più bella, Jerry Scott. Maria, no, pure là. Maria, ho visto pure. Sono no, ho visto Roma, un link che tu hai messo. Filmato, a Roma, il teatro San Massimo. San Massimo di Roma. Bello. Ci vanno comunque tutti. Io tengo a Circo Massimo. Bello curriculum, troppo bello. E andiamo ancora. Qualcuno magari dice, ma chi se l'hai mai?
mai. Ma perché uno lo fa bene? No, che ci sono i nuovi. Ma io voglio bene pure i nuovi. Ma noi vogliamo bene pure i nuovi, però ci teniamo pure la roba chiusa. Matura, non diciamo anziana. Come vogliamo allora, iniziare? Ma io voglio iniziare stasera con una canzone. Come si dice? Canzone. Canzonette. No, grosso. Canzonone, canzoniere. Rossa. Napoli quanto è bello. Ah, Napoli quanto è bello, che bello. Quindi, e poi una grande andiamo. Canzone. Da che le coppie belle che non finiscono mai, questi amori che veramente sono eterni, sia la vita mia. E questo è bello. Poi ci fermiamo, poi dopo ritorniamo di nuovo e andiamo alla terza casa. E sfugliatelo. Vabbè, signore e signori, siamo pronti. Grazie. 12 maggio, 21 in diretta, fino alle 22.30 con Nunzia Ferri. Salutiamo tutta la fascia in ascolto. Tutti quanti, perché okay, poi dobbiamo salutare tutta la Campania, Avellino, Salerno, Benevento, Caserta e Napoli. Poi ci sta il Basso Lazio, ci sta il Molise, Terracina, Gaeta, Formia, tutti quanti. Un'altra bella cosa, oltre praticamente ci stanno seguendo anche dalla Basilicata, è una settimana anche sul canale 18 in Puglia, tutta la Puglia. Bella, salutatevi tutti quanti. Napoli. Number one. Come nanna rindeviga per quartiere sta città, trovo tanta bella gente che ti fanno consolare. Un caffè napolitano, un spaghetti o mandolino, e da niente all'eramenta ti può pure innamorare. L'hanno fatta tutto mondo, però non è che sta qua, perché la pizza margherita solo crata può costare. E se voglio continuare e parlare la rarità, fischia da bravositana e t'anima sulla qua. Yeah.
la ci siamo conosciuta e di niente poi ci siamo innamorata. Passano l'anno ma te fai sempre più bella, sì come la prima volta. E si mi sento male po' in danutata, mi stai vicino e non mi lasciano un minuto. Una carezza tutto male se ne va, si indispensabile. Sia vita mia e tu dicessi una decina mi lavo, perché si tu carinto cuore mi capì e so contenta che con te mi ha sposata. Sia vita mia questa canzone da già paga piste cose, perché a vicine so sicura non do di e poi te venga ancora scorne te. Come si doce si marà in un vaso, sempre carnata come a prima volta, quando tremava e poi teniva l'uoglio in fusa. Siamo appiccicate, dopo mezz'ora già tornavamo a abbracciare. Noi siamo come due creature innamorate, non siamo mai cresciute. Non può capirsi qualche volta so gelosa, messo la mente perché ti sono innamorata e poi pensa che se tu mi vuoi lasciare non posso vivere. Sia vita mia, che bella canzone, bella interpretazione, molto bella. Tutte queste persone che ci continuamente bello, grazie, sui grazie. Social, grazie. Ma come avete cantanti importanti, cantanti grazie. Simpatici che sono, ci difendiamo, dai, sono umili, quando parlano dicono sempre che loro hanno fatto poco e niente, poi li vai a sentire e comunque poi hanno fatto delle cose importanti sia in TV che anche grazie, nelle manifestazioni. Grazie, poi ci sono quelli là che fanno finta che hanno fatto qualcosa. Mamma mia, Luca! E quanti ce ne stanno? Ho fatto qua, ho fatto là, ho fatto ho fatto questo. Ma tanti. Oh, ma questa è l'umiltà delle persone. Mia, no. Allora, noi teniamo due, mamma mia, opere d'arte.
ma noi venimmo pure inizia con mezzi buste. Dice la verità, però. Inizia a cacciare giuro, 200 euro. Giuro. Ma perché sta moglie? Ma tanto che vengo porto parecchi babà. L'ho disfugliato. No, allora, disfugliate tutti e due. E allora così ci offendi, scusami. Ci piace pure esterno. No, perché o babà, quando vedi la sfogliata, zomba in da o bancone, come si chiama? Però tu mi hai detto che hai portato la sfogliatella qui, a Canale 5, chi è che ci hai portato la sfogliatella? Ah, io a Barbara Dussa. A Barbara Dussa. E quando sono entrata da Evadruano, ma in Avareva, che papuscio, non era lei. Non era lei, no, la scelta la figura totalmente diversa. Sai che fece? C'è chiaro sto a Barbara, è pure bello. E c'è... Sto cano, ma mi dice scusami, io non ero conosciuto. Ma okay. No, è brutto, no, era. No, esatto, però. Però affabile con me. No, no, no. Se vogliamo la scuola a quando eri sfogliato. Perciò era cioè, affabile. Mangia l'osso, mangiai due o tre subito su. Però da Gerisce io vedo guarda una cosa troppo bella là. Nato mondo. È nato mondo. Un altro mondo. Mondo. Areto. Il mondo di Cimi Fondano. No, è nato mondo proprio. Però io ti dico qualcosa, noi ci abbiamo a che fare un po' con Canale 5, da, perché? Perché le frequenze vengono prese da Mediaset. Noi siamo editori di Mediaset. Per questo dicendo, non mi ha fatto niente. Siamo quasi là, siamo gli unici che siamo sui ripetitori, 62 ripetitori. Che oggi più di prima. Tutta la, diciamo, Renato, la Campania. Oggi più bravissima. La verità, eh? Sì. Fino a quando sono Basso qua. Lazio, la Campania, una parte del Molise e anche della Basilicata. Ma te li scudate? Mo... Quando andavamo in coppa là. No. E mo abbiamo avuto questo bel regalo. Sempre Mediaset ci hanno dato anche la Puglia di Che Fiori. Bello, era che importante, bello. La mi Puglia raccomando. È molto. Ma sai, per... Ne approfittiamo per mandare un saluto ad Enrico Marchello. Ah, Enrico, di Lecce. Enrico, ciao. Di Lecce. Vai, Enrico vai, ci, vai. Sta, ci sta guardando su Discord. Sempre. Ciao Enrico da Lecce. E allora la prossima canzone qual è? Grazie. Signora Nunzia? Non potevo mancare la sfogliata di Carmela. Ah, perché Carmela era una bella sfogliata, zucosa, zucosa, bella, bella. Guarda come ci fa. Allora, a noi ci, allora ci io, mette proprio io, questa cosa io del dolce. No, ma finita, che se mi fai la pasticceria e mi fa cantare la sfogliata. Io la dedico a tutte le Carmele. La sfogliata di Carmela, Iati. Number one, Nunzia Ferri. Stanno barra ferrovie che fa vera sfogliatella e ci corre tanta gente che sfogliata può provare. Sta Carmela reto banca, sempre pronta che sfogliata, chi va riccia e chi va frolla, la contenta la parla. Cicci, la sfogliata di Carmela è squisita e abbondà, ha il sapore prelibato, ya venite la prova, fresca e se spasa voce attorno vanno tutta a tua Carmela con una scusa tutta l'ora fa una carpassa già te ne pasta più sfoziosa ma sfogliate è una cosa non c'è una sfogliatella come tiene tu Carmela cicci la sfogliata di Vamos.
scogliata di Carmela, roba di prima qualità. Quando la metti in lavatrina, sarà vuota né papà. La sfogliata di Carmela, nuova vita fa manca, e che giovane guagliuna. Tutto quanto da provare, cicci. A sfogliatella, a riccia frolla, a tu Carmela, da buon magna. A sfogliatella, a riccia frolla, sulla Carmela, la sabata. Cicci. Ah, bravo! Si è fatto mal lavorando in Russia. Mosh vai da... Ah, ci ha mandato a Pascalo Pasticcera, ci deve fare il signor studiato. Mamma mia! E cagiarisce. È stato un onore. Io non ho parole. È stato bello, veramente. Ma tu ci hai venuto più spesso, l'annunzio? No, ma io già venuto più spesso, perché mi sento nata cosa. Ti ringrazio, ti mi ringrazio. Mi sento un fricciolio per cuore. Stamattina dove sta asciugata? Mamma mia! Allora... Un diabete sta andando. Ciao! Vi auguro una bella serata, seguite sempre Partenio per TV e chi sti campioni che ha, fino a non è che punti che fa. Buonanotte, fate l'amore, non fate in giuci. E facite sfidate. Nunzia Ferri, grazie, grazie. Allora io voglio salutare degli amici, che mercoledì andrà in onda un grande programma a partire dalle ore 21 alle ore 22.30, l'amico mio Paolo D'Alteri insieme a Giovanna Pizzo, che hanno organizzato un grande programma che si chiama Parlam e Camnam. Con questo praticamente voglio salutare Flora Torrone con Anna. Anna se segui, ma è una TikToker veramente che funziona, brava, brava. Sì, funziona, ma soprattutto al mio carissimo amico mio Paolo D'Alteri. Quindi mercoledì a partire dalle ore 21, 22.30 Parlam e Camnam, un bel programma, e grazie anche alla produzione della signora Giovanna Pizza con Flora Torrone. Anna sing come si chiama, ma è simpatica, devo dire la verità. Quindi non mancate, perché ci sono veramente tanti artisti della canzone napoletana. Salutiamo anche Luigi Ametrano Luigi. Sessa, con la signora Francesca e con Angelo. Ok, e allora Tonino, la prossima canzone? Adesso siamo ancora nell'ambito dei festeggiamenti del Napoli. Sì. E allora io ne approfitto per cantare un pezzo che magari parecchi hanno dimenticato. Ed è un brano del Giardino dei Semplici, del 1977, Napoli. Ed era già un coro per tutta Napoli. La canzone si chiama appunto Napoli, Napoli. Salutiamo Tonino gli amici. Migliore, Giardino dei Semplici. Napoli! C'è un coro di scugnizi in tutta la città. Napoli stavolta vincerà. Napoli, Napoli, che cosa sei? È diventato azzurro il cuore. Che cosa sei? È diventato.
diventato azzurro il cuore mio. Napoli grande, più grande ormai, sempre più in alto volerai. Quanta speranza la domenica mattina, negli occhi della gente alla partita, tutta l'allegria ora tornerà. Napoli stavolta vincerà. Napoli, Napoli, che cosa sei? È diventato azzurro il cuore mio. Napoli grande, più grande ormai, sempre più in alto volerai. Napoli, Napoli, che cosa sei? È diventato azzurro il cuore mio. Sempre più in alto volerà. Napoli, che gran bella canzone, complimenti Nonino. Bella, salutiamo canzone. Il giardino, Luciano, il giardino dei semplici, ma anche Gianfranco Calindo, Calindo, che tra l'altro era in questo brano anche lui in quel Napoli, periodo, no. Che bello, che bello, che bello. E allora andiamo ancora avanti, un momento bello, importante, particolare per chi ha fatto un po' di zapping televisivo, signori miei, i number one ogni venerdì sera dalle 21:00-22:30, a volte andiamo anche, inoltriamo anche alle 22:35. Sì, qualche volta capita che talmente di quelli lì che vogliono partecipare, perché sono 5-6 no, e ci va bene, però noi manteniamo sempre tra i 4 e i 5, questa esatto, è la nostra esatto, la allora il prossimo artista è un mio caro amico, un artista che ascolto per la prima volta io. Fa parte di Canta Partenope. Canta è molto Partenope. Bravo con Paola Mercurio che in questo momento ci sta ascoltando. Paola, salutiamo, ciao, ciao Paola. Paola, bene. Signore e signori, il mio carissimo amico Gianni Romano. Eccolo Romano, qua. Gianni Romano, ciao, ciao Gianni. Buonasera, buonasera. Come stai? Tutto bene Gianni? Tutto bene. Sono sempre onorato della tua bella presenza perché oltre che sei una bella persona, sai cantare, c'hai tanta umiltà e questo è il nostro programma. E questo è quello che noi chiediamo. Molte volte adesso, ultimamente facciamo gli esami. Ah. Alle persone che vengono, se sono umili, oltre ad essere bravi, se sono umili li prendiamo. Oh, sì, no. Infatti, se no niente, desiste. Infatti pare desiste. Dicevo da dopo. Bravo. Bella questa battuta di Gianni. Gianni, parlaci un po' di te, come hai iniziato questa tua bella carriera artistica? Vabbè, io canto da tanti anni, ho sempre fatto piano bar. E nel 2020, quando ci hanno chiuso dentro, essendo che io sono la tastiera, ho detto fammi vedere se riesco a scrivere qualche canzone. E ne ho scritte 7, tutte canzoni d'amore, che piano piano stiamo portando. Che poi ci sta una canzone che a me piace tanto, che poi dopo parliamo di... Vabbè, tu devi fare due canzoni, la prima canzone che canti qual è? Adesso facciamo Per tutta la vita. Per tutta la vita. Poi sono sempre due queste qua, sempre, inedite, sempre tutte quante. Poi ci sta una canzone molto bella, vuoi dire? Ragazzina impossibile. Che significa? Spiego un po' questa ragazzina impossibile, dai. Vabbè, sono cose che possono accadere, qualche ragazzina che si innamora del padre e dell'amica. E la storia si gira in questa cosa qua, diciamo che pensando che fu come fossi io, poi ti avvicinava di uno, vattene a casa, vieni a studiare che poi con il tempo passerà, diciamo, perché è solo un sei molto maturo in questo caso e molto incline al fatto di dire, gli dai un consiglio praticamente. Per forza, c'è un consiglio, cioè quella è una ragazzina, non puoi. Padre, esattamente. Però so che tu sei accompagnato anche da un maestro, sì, che è un amico tuo. Il grande Vincenzo Puca. Che lo salutiamo. Che lo salutiamo, è quello che mi cura tutti i miei arrangiamenti dei miei pezzi. Ciao Vincenzo, a te, a Anna e ai tuoi meravigliosi figli. Ma tu hai fatto un po' di casino per il Napoli, no? Ti sei mosso un po'? Sì, ho fatto una cover per il Napoli. Ah, anche tu? Ho fatto anche una cover. Una cover, quale? Ma non mica la fai stasera? No, non la faccio stasera. Perché oramai il Napoli ha vinto, quindi non la faccio. Sì. Tutti qua. Allora, come vogliamo iniziare? La prima canzone? Poi Tutta la vita. E quell'altra là?
Ragazzini Impossibili, poi faremo Magisì. Dopo poi parliamo di questa Magisì. Parliamo della terza. Signore e signori, Gianni Romano, number one. Number one! Suonaggio sempre suonato, incontra te per mi innamorare, e finalmente il suono si è afferrato e mo stai qua. Tu sei speciale, non sei come all'altro, e te è facile s'innamorare, si saporito come la cioccolata da già mangiare. Tu sempre più grande tu, e nessuno più. Ma tutta vita voglio stare con te, sei troppa bella che ci possa fare, ma che nessuno ti può somigliare. Tu sei speciale, tu sei carnavale, tu sei libertà, e chi va bene non ti fa mai male. Tu sei capace, ma fa innamorare sempre tu assai. La sensazione che mi fa, perché se tu che mi regni e giornata mi fai volare. Tu è sempre solo tu, tu e nessuno più. Ma tutta la vita voglio stare con te, sei troppa bella che ci possa fare, perché nessuno ti va somigliare. Tu sei speciale, tu sei carnale, tu sei libertà, e chi va bene non ti fa mai male. Tu sei capace, ma fa innamorare sempre tu assai. Già dice di no, insieme con me non te può realizzare, e se a parlare serve te fa capire che sono sposata e nessuno ci sta. A così brava mi fa innamorare, se c'è sta casa ti mi aspetta già. Sai ragazzina è impossibile, scorda di me che rimane ci sta. Io veramente ti fa innamorare, e tutte sere ti viene a pigliare. Io che sti cose non te pozzerà, ti stenga mano, ti voglio aiutare. Non so per te non far niente a grippare, e tra me te c'è sta doppia l'età. E se io fosse mia ci fosse stata nata, sicuramente te ne avessi approfittato. Ho capito che è solo tanto una sbandata, è solo infatuazione, tu non ti sei innamorato. Sei ragazzina impossibile. Come già fa non ti riesco a fermare, e non si può fare. L'amica tua mi chiama papà, pensa c'è buona e lasciami stare.
batte in casa e poi pensa a studiare, e con il tempo vedrai passerà. Non te pozzerà, te stenga mano, ma te voglio aiutare. Non so perché non fare niente andrì fa, e tra me e te c'è sta doppia l'età. E se io fosse mio ci fosse stata nata, sicuramente te ne avessi approfittato. Ho capito che è solo tanto una spandata, è solo infatuazione, tu non ti sei innamorato. Sei ragazzina impossibile. Sei ragazzina impossibile. Gianni, number one, grazie. Gran bella voce, lui è abituato anche dal vivo. Bravissimo, la verità. Complimenti, noi seguiamo sempre. Messo come alto, è proprio alto. Non è che è andata la trasmissione, Parigi è fatto. Spiegaci un po' progetti per il futuro, che cosa stai facendo? Diciamo. Allora, progetti per il futuro, a breve esce un'altra canzone, sempre arrangiata. Ma questi qua, scusami che ti faccio una domanda, queste canzoni qua invece, tu già hai fatto un CD? No, le sto facendo singolarmente, poi magari. Ah, ecco, quindi escono prima i singoli, poi magari metterai tutti i singoli. Tutto suo. Tutte mie. Sì, sì. Stavi dicendo? E quest'altra canzone sembra arrangiata da grande Vincenzo Cuca, si chiama Pozze Fa. È una canzone, diciamo alla moda, perché parla di una persona che è sposata e che si innamora per la seconda volta. E non sa. Diciamo, ma sta signora Toia, sta signora Toia. No, non sa come fa. No, sto domandando. No. Allora, non sa come fa. Ti permette tutte queste cose. Diciamo che un amico mio che si rivelò a me, certo, cioè, io veramente. Mi sono innamorato della seconda volta. Ma che stai dicendo? E mi diede lo spunto. Ho fatto questa canzone. Quindi sei un amico che pozzo fa, è un ritorno in amore, poi si deve vedere questo amore, c'è un amore più intenso, più bello, un amore più. Questo la faremo a breve, come esce la portiamo qui alla. Però come ci andava, come è bello Pim Bambù, secondo è più bello ancora, quindi sarà un amore più. Diciamo sì, mandiamo il clip, mentre adesso faccio ma chi sì, perché poi mezzo a tanti brani ho fatto una canzone dedicata a mia moglie. Ah, meno male. Finalmente. Ecco. Perché ho sentito. Come si chiama tua moglie? Elena. Ciao Elena, la salutiamo, sta qui. È capitato, mentre stavo davanti alla tastiera in cucina, l'ho guardata, ha bisogno fa maggiore. Ah. È nata canzone. Ah, che bello, un fa maggiore, bella e quindi con, Elena è nata con un fa maggiore. Pensate, e se non è venuto, non voleva la canzone. Meno male che è venuto un fa. Ok, allora, scusami, io sono scherzoso, lo sai che mi piace. La vita già mi piace è un po' triste a volte, quindi bisogna scherzare. Sicuramente. E allora la canzone, ma chi? Ma chi sì. Ma chi sì. Signore e signori, Gianni Romano. Romano, number one. Quando noi stiamo insieme, io non tengo più paura di niente, perché sei tu la forza che mi fa campare. E poi mi guardo attorno e penso a quanto sono fortunato, che Dio ti ha regalato proprio a me. Ma ci sì, ma ci sì, ma ci sì, che solo si mi guarda che sto cuore fai a tremare. Ma ci sì, ma ci sì, ma ci sì, saranno le strocce belle che mi fanno innamorare. Ma ci sì, ma ci sì, ingazzata, solo tu mi sai a pigliare. Quando posso far sera, sulla tela in che ti pensiero, perché sei tu a coperta che mi può scarpare.
con la terra ha bisogno di sole, per se scarfare come scarfo cuore, è bella se scelta vicino a te. Ma ci sì, ma ci sì, ma ci sì, casulo si mi guarda che sto cuore fai a tremare. Ma ci sì, ma ci sì, ma ci sì, sarà una sua bella che mi fa innamorare. Ma ci sì, ma ci sì, ma ci sì, si pure sto ingazzata, solo tu mi sai a picchiare. Tu sei una femmina speciale, con te nasco bene e moro male. Sei tu tutto quello che hai cercato, voglio a te. Sarà una storia bella che mi fa innamorare. Ma ci sì, ma ci sì, ma ci sì, che basta un sorriso e tutta cosa fai passare. Gli ha dedicato una bella canzone, Elena, qua merita tutti i bacetti del mondo, mo che esce dalla scena qui. No, devo dire, guarda, veramente una bella canzone. Ti ha dedicato un qualcosa di stufa, ha fatto assai. Ha fatto assai. Ti dico la verità. E farà ancora. No, veramente una bella canzone. Complimenti che hai fatto. Vabbè, ma tu scrivi bene, devo dire la verità. No. Pensi bene, questo è importante, questa è una cosa importante. Poi tre cose diverse ha detto in tre testi diversi, capito? Sì. Cioè ha parlato di tre cose diverse che però sono nella vita attuale. Cose, no, sono cose attuali, esiste in questa vita qua. Quello che ho detto ma che deve uscire. Sì. Allora. Che non l'ha ancora. Ci fa piacere veramente la tua bella presenza. Vuoi salutare ancora qualcun altro, qualche persona che ti sta seguendo, caro? Voglio salutare tutti quelli che mi vogliono bene, quelli che si sono messi davanti alla televisione. E poi domenica sarai tu vicino alla TV. Ore 19. 19. Number one, replica. Sì. Va bene. Ciao Gianni. Grazie a voi, siete sempre molto professionali, calorosi, e stare qui è come stare a casa. Grazie Gianni. Una vita facile, venite tutti qua. Grazie Gianni, grazie, 100 euro anche per Gianni Romano. Gianni Romano, ciao. Grande bello. Gianni, che bello Gianni Romano, una bella persona, poi canta bene, una splendida persona. Beh, mostra sta un ragazzo che devo dire. Questo è un ragazzo, è un lavoratore, colpito, uno che lavora dalla mattina alla moltissimo. Sera. Lo voglio bene, lo stimo. Nella anche la sua mamma. Che ho ascoltato le sue canzoni un'altra volta, veramente mi ha colpito molto. E se ci stanno guardando gli amici tuoi da Pisa, facciamo vedere a questo ragazzo che vale. Certamente, la Cenaia. E lo puoi piazzare, come c'è a Napoli. Chiaramente adesso finirà l'estate perché... Vabbè, si inizia a settembre. Là è nel locale, quindi sono stato, tu lo sai. Pasquale Taurino! Pasquale Taurino! Ciao Pasquale! Ciao Pasquale! Tutto a posto, Pasquale? Tutto bene, a voi come va? Tutto a posto. Vi vedo sempre più belli e più carichi. Grazie, soprattutto. Grazie Pasquale. Voi la mamma ogni tanto, una volta ci porto tutta Nil, una volta ci porto... Vi coccola. Bravo, Irene è una bellissima... Ciao Irene, ciao, un bacione forte. Anche le tue sorelline, le fratello, papà. Sì, cioè, a breve, siete una bella a breve famiglia. Vediamo anche la mia sorellina, ha girato il video a Annarella di Quartieri, insieme a me. È stata una bella... In TV, una bella... A TV Partenope sicuro. Grazie. Come vogliamo iniziare? Con Annarella di Quartieri. Annarella e poi quell'altra là? Sui vasi su Bucia e alla fine facciamo un bel midli. Però io sai che avevo pensato, io ti facessi fare il mio midli. Un midli? Forse facciamo con il midli. Poi dopo fai Annarella che là e poi chiudi con la canzone. Va benissimo, allora facciamo il midli. Facciamo questo midli. Facciamo, senta a me, perché la gente... Va bene, allora sotto correzione il midli mio. Allora, number one. Vediamo.
vai, sì. Marella, e poi finiamo con Si va benissimo. Un applauso Cipriano, forte forte a Cipriano. Del a Cipriano ti devo regalare un milione. Ma un milione ha messo un giornale. Un milione base. Vai, vai, vai. Number one. Ma che sta facendo?
Ado con niente a fam. Ado con niente a fam. Sotto i fotografi. Metti mi piace alle storie e non ti fai avanti. E non ti fai avanti. Lascia capite già. Lascia capite già. Ado si pazze me. Ma stavolta su un gig faccio pazza per te. L'annarello di quartiere che mi vuole sa che ben. Le chiedo un numereccio di che si faccia insieme con me. L'annarello di quartiere che l'opera mi c'è ten. Sta sbagliando la semana non riesce a mi scordare. La c'è pensato che mi piace. E fuochi bagno che mi brucia. E siamo adesso insieme a noi. Ci vado a parlam, ci vado a parlare. È diventato vizio mio. A mette cose in chiare e ma voglio sposare. Ci parlate già, ci parlate già. Pura famiglia mia. La città che pretende non mi posso scordare. Annarello riguardo. Che mi vuole sa che ben. Le chiedo un numereccio di che si faccia insieme con me. Annarello di quartiere che l'opera mi c'è ten. Sta sbagliando la semana non riesce a mi scordare. La c'è fissata che mi piace. E poche paglie che mi brucia. E se avresti insieme a nate non sa che potesse fare. Alla fine che sta storia Annarello di quartiere, sei sposata insieme a me. E già Annare, ero qui, e dimmelo così, è sposo tu con me. Laccia pisata che mi piace, e fuochi bagno che mi brucia, e siamo resti insieme a sposato insieme a me. Scusami. Che bravo. Eccolo qua. Ti piace Annarella? Ti piace? Molto, molto, mi è piaciuto molto il mic. Dico la verità, mi stanno facendo tanti complimenti per questa canzone. No, ma è bella questa canzone. Io stavamo parlando. La amo questa canzone. Stavamo parlando. Grazie anche a Pino De Carlo. Ringrazio a Pino De Carlo, l'arrangiatore di questa bella canzone e l'arrangiatore della canzone nuova che sta per uscire, Di mano tu sposo, scritta da Simone Capuano e in collaborazione con il grande artista Rocco Di Maiolo. Ah, Rocco Di Maiolo, molto bravo, grande forte, forte. Grande professionista del sacco. La prossima canzone qual è, Pasqua? Stivaso su Bucino, una cover del grande maestro Gino Da Vinci, riproposta. Salutiamolo Gino. Un bacio grande, grande. Gino, riproposta da Pino De Carlo. In versione nuova, in versione moderna. Ok, gustiamoci Stivaso su Bucino. Stivaso su Bucino. Pasquale, Taurino. Number one. Però vanno da femmine.
ti passo su fuggire, è che la vita mia, mo sono innamorato e non voglio già nascondere. Non è fornuto, avevo andare, a penso tutte le notte e dormo a fianco a te. Sti passo su fuggire, tu giuro che son io, chi l'ha cercato sempre senza che sapeva niente. E mo che lucca fa, puliva la verità, e la verità fa piangere. Non te famo ne appigliare, già da scendere stacca, questo non è casa mia, io non mi trovo con mogliere, ma perché lo camera io te voglio ben assai, ma sto con una da femmina. Sti vaso su fuggire, è che la vita mia, mo sono innamorato e non voglio già nascondere. Non è fornuto, avevo ancora, a penso tutte le notte e dormo a fianco a te. Sti passo so bugie, tu giuro che son io, chi l'ha cercato sempre senza che sapeva niente. E mo che lucca fa, puliva ecco qua. Bravo Pasquale Taurino. Grazie mille, grazie mille. Complimenti veramente. Complimenti. Grazie. Un bel ritmo, quindi si sta da ballare. Nuova, è nuova, fresca. È una versione moderna, dai. Infatti, quindi sì. Praticamente tu ti vedi adesso domenica alle ore 19. Domenica. Su bel divanetto ti vedi e ti godi queste tre bei pezzi. Io guardo streaming, guardo ma vedo tutti io una parte nove di Brigitte. Se non sono qua a casa sembra là su sta. Anche gli amici della Puglia sul 18 che mandiamo un grande bacio a tutti, ma non solo la Puglia, la Basilicata. Se me lo permetti voglio salutare il mio fonico Fanara. Che sa sempre da me e infatti sta in televisione a guardandomi. È una gran bella persona. Io lo amo e sempre lo dico sempre. Professionista. Lo dico sempre, non so da pigliare colore nessuno, però si Fanara se leva a mezzo, io me levo a mezzo a cantare, perché per Fanara, allora, Fanara io lo farei, Fanara, per Fanara io lo farei. Fanara devi durare, devi durare. A da Campacenda, oltre che quello che il signor Ciarato. Ok. Grazie mille a tutti, grazie, ringrazio te e ringrazio sempre un piacere te. Tenerti qua con noi. Grazie Pasquale Taurino. Un bacio. Voglio dirvi sempre mercoledì a partire dalle ore 21 va in onda una trasmissione che si chiama Parlam e Cam Nam, una trasmissione praticamente la produzione è quella di Paolo D'Alterio con la signora Giovanna Pizzo, con Flora Torrone e poi c'è Anna che è simpaticissima TikTok. Quindi no, guardate questa trasmissione alle ore 21 mercoledì. Mercoledì. Vuoi dire qualcosa? No, già dobbiamo mandare un saluto chiaramente a Rita Di Domenico. Sì. Di Formicola che starò con loro domenica. E Giuseppe Matarazzo ci siamo dimenticati. No, Giuseppe Matarazzo, quello ciao, è il Giuseppe. Nipote di Rita. Teresa, Paolo e tutto veramente tutti quelli che staranno con me in questa serata meravigliosa domenica appunto in un locale. Però io devo salutare una persona perché mi dimentico sempre, ho detto questo programma che fa che ci sta questo, lo voglio dire bene, scusami che ho fatto, non dico una gaffa, ma una mezza gaffa l'ho fatta, perché questa ragazza, scusami un attimino, rossa, ecco qua. Questa ragazza si chiama esattamente Anne Sient. Anne Sient. Sì, sta su TikTok. Praticamente allora, fanno questo programma.
Il programma si chiama Parlam e Cammanam di Giovanna Pizzo e Paolo D'Alterio con Anna Sient Sient e Florio Torrone. Ma me ne avevo stufati di Sient Sient, mi dico, però mo ho letto Anna Sient Sient. Ciao Anna! E ciao praticamente a Flora Torrone, ciao al mio carissimo amico Paolo D'Alterio con Giovanna Pizzo che mercoledì faranno questo programma molto bello. Vi salutiamo, tanti e in bocca al lupo nazionali. Per tutto. E allora adesso ci concediamo con il grande mitico Tonino Migliore una canzone dedicata al Napoli. Io ti dico la verità, a parte che vorrei tenere qua te, così facciamo i cori tutti insieme, però se qualcuno di loro vuole venire sì, qua in trasmissione, Teresa, ma anche Pasquale, e allora facciamo qua. Pasquale, anche Gianni, Pasquale, anche Gianni, quanti, anche ci dobbiamo fare la canzone. Gianni, anche a Gianni, vieni, vieni, Gianni facciamo questa canzone anche tutti insieme, Teresa, vieni, anche a Gianni Romano, tutti quanti, dai, facciamo l'inno del Napoli, l'inno di Nino D'Angelo. Perché subito dopo praticamente va il programma sportivo, ecco, Gianni. Dobbiamo cantare tutti. Scusate, state canzoni. Parlando così bellissimo. Ecco qua, però. Ecco qua che bello. Guarda. E allora noi ci concediamo da voi, dandovi appuntamento venerdì prossimo con altri artisti. Però adesso ci concediamo con Tonino Migliore con l'inno del Napoli, o no? Esatto, Napoli del grande Nino D'Angelo. Grazie praticamente allora. A Pasquale Taurino, grazie a Gianni Romano. Sono grazie alla Teresa, mitica Teresa Sparago, che è stata mitica stasera, e grazie anche a Nunzia Ferri che è andata via. Ma oggi sicuramente ci stavano andate le no. Si sa mangiare di sfugliatelle sette minuti. Dobbiamo dire pure questo, questo lo dobbiamo dire. E allora gustiamo questa canzone e diciamo dopo questo programma, carissimi amici, c'è il programma sportivo con Erenio De Vita e Silvia Falanga, una produzione praticamente del nostro Vittorio Adelfi, l'organizzazione e tutto lo staff. E saluto anche il mio carissimo amico Enzo Seno, coreografo Mediaset e Rai. E allora, signore e signori, Napoli! E cantiamo tutti quanti in forza, Napoli. Forza, tutti insieme, dai, Napoli, tanto, Napoli, dai! Tanto ci saranno le parole qua! Ecco qua, le parole ci stanno, ma i... Andiamo la mia.
ciao Napoli, sempre. Ciao number one, sigla. Esentasse. Esentasse. Eccoci arrivati all'apertura dei locali. Attenzione che vi emettano scontrini fiscali. Se mi capita di scorgere evasione, io mi incasso, ma ora basta preoccuparti, stacca un po'. E senti questo basso.